Allora, dicevamo le finestre, le finestre, finestre di distribuzione. Sale. Avete detto DVD? VOD, poi parleremo un po' più nei dettagli sul VOD perché è un tema molto complesso. E non sono per niente un esperto, ma comunque solo per tirare fuori le cose più importanti che riguardano il VOD. Dopo VOD, pay per view. È la finestra più importante, più discusso, più... Sì, sarebbe VOD, ma... No, lì proprio io non sapevo di... La finestra inufficiale. Allora, questa è la cronologia classica delle finestre di distribuzione. E con i vari tempi, i holdbacks, si parla di holdbacks period, quindi la prima uscita nelle sale e poi prima di uscire sulle DVD, quanto dovevano aspettare i distributori di DVD prima di... Una volta, adesso... Sì. Tra 4 e 6 mesi era il periodo. Adesso parliamo della cronologia classica, come l'abbiamo conosciuto anni 90 fino a 2000. Perché prima qui c'era il VHS, si dice? VHS, scusate. E prima l'uscita su video on demand, c'erano ancora tra 6 e 9 mesi. Parlo in imperfetto, c'erano, perché questa è una cronologia che ancora in certi casi regge, ma vedremo poi che è un bel... Mucchio di... Si parla del collapsing windows, le finestre che collassano. Prima il pay per view, anche lì c'erano da 6 a 9 mesi. Pay per view 12 mesi, free TV 12-18, non se mi ricordo bene. Sì, il classico. E il Free TV deve ancora aspettare 2 anni fino a 33, ho scritto sui miei, che era una data vecchia. Questa è la cronologia classica. È questa finestra che sta creando problemi adesso. Problemi e grandi opportunità, ovviamente. Problemi per quelli che come dire, cercano di perché ovviamente questi cambiamenti con l'online distribuzione online come si dice? Crea un po' di paura, un po' di
Tutti i cambiamenti creano paura, soprattutto in Italia, ho capito. Non, giusto? Infatti, siamo ancora un po' indietro in Italia sul video on demand. Ma sapete più o meno quante piattaforme video on demand ci sono in Europa? Numericamente. Qualcuno vuole indovinare? 10. Adesso parliamo di video on demand nel senso più ampio possibile. Video on demand è ogni volta che clicchi un video è praticamente video on demand. No, ma piattaforme con un modello di business dietro. Quindi non qualsiasi blog con un video. Non, oltre 3.000. In Europa. Oltre 3.000 in Europa. Se ho fatto. E in Italia per capire appunto la differenza, quanto siamo indietro? Com'è? In Italia sai quante sono invece una media in Italia? C'è una data da qualche parte che si può. Credo che. Qualcuno ha parlato del European Observer o European Audiovisual Observatory che hanno fatto un studio su questo recentemente dove sono elencati tutte le piattaforme italiane. Quindi potete vedere. Adesso non abbiamo accesso a internet qui, quindi non... Sì. Poi metterò insieme un sacco di informazione per voi, quindi sono sempre meglio in scritto che in modo verbale. Ma quando si parla di video on demand, ci sono due, si può anche... sì. Ah no! Oh scusa. Via. Ma questo non ho fatto io. Era già. Infatti dopo nessuno ci ha più provato. No, volevo dire TVOD e SVOD. Queste sono le due categorie principali. TVOD cosa significa? TVOD. TVOD. Sarebbe TVVOD. Sarebbe TV on demand. No, transaction video on demand. Transaction video on demand. Quando vai su iTunes e acquisti o noleggi un film, è una transazione su un film. Invece SVOD, sapete? Subscription VOD. Quando fai una sottoscrizione e paghi mensilmente, per esempio Infinity, qualcuno ha Infinity qui? No. Potete fare la prova gratuitamente due settimane, l'ho fatto io recentemente. Poi è complicatissimo di stire il... comunque, è questo che ha cambiato o sta cambiando il mondo del cinema. Subscription VOD, perché chi è il più famoso, qual è la piattaforma più famosa, operatore? Netflix. Netflix è un SVOD. Infatti Infinity e altri, quali sono gli altri più famosi? Proprio via. Che adesso ha anche cominciato a investire nel cinema in modo abbastanza importante. Più che altro ce l'hanno già i cataloghi importanti, con Infinity per esempio ce l'hanno credo 5.000 film o qualcosa. Ma puntano più che altro su TV series,
perché è come una piattaforma di sottoscrizione all'inizio per costruire un pubblico. Non c'è niente migliore che una TV serie che per, come dire, creare un po' di fedeltà per questo che abbiamo visto House of Cards, per esempio, interamente finanziato da Netflix. Non ho capito la domanda. Come mai le serie TV sono le migliori per poter fidelizzare l'utente? Perché la gente torna a vedere l'episodio 2, 3, 4, 5. E ogni episodio è Sì. una E sottoscrizione. poi, se tu hai seguito una serie interamente, è molto più probabile che resti lì su quella piattaforma invece di andare su un altro. Se tu invece vai su iTunes e noleggi un film che hai tanto voluto vedere, è molto più facile per te poi andare su un'altra piattaforma per vedere un altro film. Perché adesso devono anche costruire è una sorta di branding, di collegare la piattaforma con un certo tipo di contenuti, infatti adesso quando la gente pensa al Kevin Spacey pensano a Netflix, fanno quel collegamento Kevin Spacey Netflix, perché... ma tu sei un cineasta. Esempi di transactional, come detto, VOD, giusto? Transactional DVD, che è solo quando vai a comprare un film o noleggiare un film. Scarico un film. Sì, abbonamento. Subscription e abbonamento. No, perché adesso c'è tanta sperimentazione, ma c'è anche... Per esempio, ci è creato un conflitto adesso con Sky, per esempio. Sky è con un potenziale abuso di una posizione dominante perché hanno introdotto qui un secondo passaggio. Prima Pay TV ce l'hanno anche loro un servizio video on demand adesso, no? Quindi diventa un secondo passaggio pay per Sky qui. E poi è sempre difficile, ancora molto, perché c'è poca trasparenza, ancora. Non escono le cifre. Quindi è difficilissimo di stimare il valore per il singolo film, quanto valgono i diritti online per il produttore. Ma ormai e anche tante televisioni ce l'hanno il loro catch-up TV, i servizi catch-up TV, che è una sorta di video on demand, anche quello. Quindi ce l'hanno, se i broadcaster cofinanziano i film, prendono automaticamente i diritti online, in certi casi, in certi territori. No, perché tutti ovviamente stanno aspettando che il crollo del DVD è Blu-ray ovviamente,
Il crollo delle vendite del DVD non è ancora è stato sostituito completamente del video on demand. E ci sono vari problemi qui, perché regge ancora in certi casi questo sistema. Per esempio in Francia c'è una legislazione. Avete sentito parlare di day and date, D&D, sì, sì. Day and date. Qualcuno sa spiegarmi cos'è? E contemporaneamente... Si esce su più finestre. Certo. Contemporaneamente... Invece di sfruttare questa tecnologia, si può decidere di uscire. Quando mi danno il microfono mi inibisco, non riesco a dire più nulla. Quando invece di rispettare la cronologia di uscita sulle varie finestre, si può uscire contemporaneamente su più piattaforme. Giusto. E quale sarebbe il vantaggio? Il vantaggio è che comunque si richiama un tipo di pubblico diverso, che magari non andrebbe al cinema, però è interessato a vedere il film subito, perché ne sta sentendo parlare magari attraverso altri circuiti. Peccato che non tutti sono d'accordo su questi, soprattutto io non gli esercenti, che vogliono ancora la loro esclusività, no? Perché sono sempre stati molto privilegiati e temono che queste day and date influisce in modo negativo. E in certi casi possono anche avere ragione. Sì, e questo il dibattito. Un film che io sono curiosa di vedere, magari per la prima volta lo vedo a casa, e siccome mi piace molto e intuisco il potenziale anche cinematografico in una sala, magari perché ci sono degli effetti speciali oppure mi coinvolge parecchio, decido di rivederlo al cinema, di portarci anche altri. O fai partire la passaparola. Esatto, che ho un bellissimo anche altri, film. Sì, E quindi, ma il problema resta che non si sa ancora benissimo, ci sono risultati un po' contrastanti tra di loro, se l'uscita contemporanea su VOD cannibalizza l'uscita nelle sale, sì o no. Sembra di no, sembra anzi che in certi casi un film uscito in contemporanea sul video on demand può aiutare l'uscita nelle sale. Dipende, se è un film bello da vedere al cinema, come se fosse in Italia, appunto. Sì, 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 no, dipende tanto. Al cinema, a casa, insomma, non è la stessa resa. Sì, no, ho visto qualche cifra su... Dove sono stati sperimentate queste uscite contemporanee, solo 8% dei viewers, spettatori che hanno visto il film sul video on demand invece nelle sale, solo 8% di loro vengono da un paese, un luogo dove il film è anche disponibile nelle sale. Quindi la stramaggioranza vedono il film su DVD solo perché non hanno l'accesso al film nelle sale. Ma questo influisce un po' in modo un po' negativo su una strategia che era molto popolare tra i distributori, soprattutto per i film di nicchia, di un platform release, un lancio di piattaforma, quando si fa uscire il film in poche sale e poi con la passaparola si estende. È lì che adesso crea un po' di problemi. No, ma diceva anche questo day and date, non è che sono solo le sale o anche i sales agent, o anche tanti produttori ancora sono un po' scettici, perché hanno ancora quell'idea della sala come il massimo del ma si sa anche che è da tanto che il profitto non si fa o nelle sale o
la maggioranza del pubblico non vede il film nelle sale, ma sulle altre piattaforme. In qualsiasi film è sempre così, solo una minoranza vedrà un film, anche i più visti. Adesso c'erano 1 milione di spettatori a Grande Bellezza, no? Nelle sale. Hai già fatto un passaggio su Free TV, no? C'era questo... era ancora nelle sale quando è uscito sul... alla fine della vita commerciale di un film saranno sempre molto di più che hanno visto il film su altre piattaforme, altre finestre che le sale. Ecco perché si parla sempre, ma da tanto, prima il VOD, delle sale come il loss leader, quindi si fa uscire il film nelle sale più per promuovere il film per le altre finestre. L'uscita nelle sale permetteva il film di essere recensito nei giornali e così via, no? Quindi tutta questa pubblicità gratuita solo per i film usciti nelle sale. Su Day and Date, per esempio, c'è ancora in vari paesi una legislazione che ostacola sperimentazione su Day and Date. Per esempio in Francia, dove i film francesi non possono uscire in contemporanea perché c'è un holdback lì che devono rispettare per legge. Ma perché, allora, perché dobbiamo cambiare? O perché sarebbe meglio di essere più flessibili sulle finestre? No, l'abbiamo già detto che il potenziale per i ricavi maggiori aumenta, se fatto in un modo studiato bene. E poi si può anche dire che queste finestre tradizionali non corrispondono più alle abitudini dei consumatori di film, dei spettatori. Si parla di changing viewing habits. Ormai siamo abituati a avere accesso a qualsiasi film, qualsiasi contenuto, su qualsiasi piattaforma. Dobbiamo poter scegliere noi quando vedere un film, dove vedere il film e in quale contesto. Diamo quasi per scontato, pensiamo anche di, in qualche modo, di avere il diritto ecco perché la pirateria, dal punto di vista morale, è un po'... tanti riguardano pirateria come quasi un diritto umano, no? Quindi riflette meglio i nuovi modi di consumare e vedere i film. Poi si può anche dire che queste nuove tecnologie per distribuire i film hanno anche creato più voglia di contenuti. Immagini come mai prima nella storia, non siamo talmente abituati di vedere video su ogni perdo in continuazione il dispositivo, stavo proprio cercando quella parola lì, dispositivo. No, e poi un altro motivo per cambiare è i majors. Quando dico i majors, chi sono? Case di produzione americane.
quei grossi grossi, come si chiamano? MGM, no, una volta Major, adesso un po' meno. Warner, 20th Century Fox, Paramount, Disney, Sony, che prima Columbia TriStar Sony, Universal. Poi ci sono i mini studios come DreamWorks, Lionsgate, gli altri. Ma loro sono stati, e questo è un po' interessante, non, è da alcuni anni che stanno sperimentando in modo molto, come dire, progressista. Su questo fanno anche uscire i film in anticipo su video on demand, anche fino a 2 mesi prima l'uscita nelle sale, proprio per avere un feedback dal pubblico, per poi poter costruire una campagna promozionale per le sale un po' più studiato. Ci stanno provando per vedere se ci sono dei risultati, hanno riscontrato risultati facendo in questo modo, cioè facendo uscire prima on demand e poi nelle sale? Sì, no, lo fanno per forza, perché in realtà non ce l'hanno le alternative, perché il cinema è caro, è molto imprevedibile, è imprevedibile il risultato, quindi imprevedibile. Quindi è un modo di, come dire, controllare il mercato un po' più. E questo soprattutto per i titoli minori, ovviamente. I titoli principali vanno sempre prima nelle sale e poi sulle altre piattaforme. Ma comunque adesso comincia crearsi un consenso sul fatto che Day and Date non penalizza il cinema, anzi può aiutarlo. C'è una fetta del mercato che ancora resiste, e soprattutto, come dicevo prima, anche dal punto di vista legislativo ci sono tanti ostacoli. Questo in grosso modo il adesso, tra l'altro, non saprò dirvi troppo su quello, ma faremo l'esperimentazione anche noi come sales agent su un nostro titolo che si chiama, un film islandese, Metalhead, per il mercato asiatico. Vogliamo provare di farlo uscire in modi un po' innovativi su varie piattaforme on demand asiatici, in stretto collaborazione con i produttori. Esistono delle piattaforme specializzate di video on demand di film che sono andati ai festival, per caso? Oui. Esistono? Assolutamente sì. Esistono. Queste sono piattaforme più che altro, ma ci sono sia quelli rivolti al pubblico, ma poi ci sono quelli più per il B2B, business to business. Okay. Per esempio c'è il più famoso è il Festival Scope. Qualcuno ha sentito parlare del Festival Scope? Che è una piattaforma video on demand definito business to business, perché per registrarsi deve poter dimostrare di essere un professionista dell'industria. Perché questo non entra in concorrenza con la sala, perché spesso i film che vanno ai festival non vanno neanche al cinema, arrivano nemmeno al cinema, però attraverso questo canale possono arrivare a un pubblico più ampio. No, quelle
Sì, il motivo principale, l'obiettivo principale è per trovare i vari buyers che poi comprano i diritti e farlo uscire. Niente, era una notazione su Festival Scope che fa sempre di più questo tipo di piattaforme B2B, fanno sempre più accordi con gli eventi stessi, molto spesso i festival. Torino Film Lab aveva un accordo per cui se eri tra gli accreditati industry, quindi del mercato, avevi a disposizione 2 o 3 settimane gratuite su Festival Scope per poterti vedere appunto i film sono lì. Festivalscope.com.org. Sì, anche Sinando è una sorta di piattaforma video on demand di B2B, con screening rooms virtuali, no? Dove puoi andare a vedere. No, ma questa cosa con la collaborazione Festival Scope sta collaborando con tutti i principali festival e mercati, e questi co-production markets che parlavo prima. Nel mondo, infatti, su tutti i miei dove sono andato quest'anno, Istanbul, Holland Film Meeting, Finnish Film Fair, tutti quelli mercati avevano in anticipo, mi mandavano l'accesso a Festival Scope per vedere opere precedenti. Ma chiedo scusa, sono un disastro con il mio italiano. Precedenti del regista, che è utilissimo. Quindi, prima di andare a un co-production market, ti mandano il project book, ovviamente, con tutti i progetti, e tu scegli quali ti ispira di più, no? E se non hai già visto opere precedenti del regista, puoi andare su Festival Scope come buyers e vedere cosa hanno fatto, con quale stile visivo. Quindi è strettamente per l'industria quel. Riccardo, ti posso fare una domanda sulla struttura di Picture Tree, che credo sia interessante? Sì, brava, volevo proprio... Non te lo faccio neanche. Come sales agent, ci sono in Europa, ci saranno una ventina, trentina di sales agent più fermati, e tutti più o meno con la stessa struttura. Dipende un po', ci sono alcuni grossi e ci sono quelli più piccolini che lavorano più su titoli di nicchia e solo alcuni film all'anno. E poi sappiamo anche che il concetto del sales agent è diventato un po' elastico con gli anni, perché la maggioranza dei film prodotti non trovano mai un sales agent. E cosa succede? Succede che il produttore stesso deve, come dire, trasformarsi in un one man sales agent e rappresentare il film sul livello internazionale. Quindi ecco perché in certi elenchi di sales agent trovi anche produttori, che in realtà sono solo produttori, ma per forza, o anche in certi casi per scelta, perché hanno avuto esperienze meno belle con i sales agent, quindi vogliono provare da soli, pensano che quel lavoro posso fare io meglio di loro, o con e così non devo nemmeno vedere quel commissione volare via. Sì, la struttura di un sales agent. Ovviamente c'è un managing director, un fondatore della società,
Poi c'è, c'è un head of sales, spesso in combinazione con acquisition, quindi la stessa persona fa acquisition e sales. Nel vostro caso? Io faccio solo acquisition. Ma siamo un team, quindi i film che prendiamo, vediamo tutti insieme, parliamo, cerchiamo di essere d'accordo. Cerchiamo, non sempre riusciamo. Ma. Quindi e lì volano i titoli un po' executive, bla bla bla, di acquisition, bla bla bla, di sales, bla bla bla. Ma in tanti casi, per esempio nel nostro caso, non so, si può andare sul online? No, è un po' difficile. No, ma lascia stare, possiamo fare, domani posso farvi vedere un po' no, devo scaricare un paio di cose durante l'intervallo poi, quindi dopo pranzo vi faccio vedere più l'elenco. No, quindi un head of acquisition cominciamo da capo sales, una persona sales acquisition, una persona importantissimo nel team è il festival and marketing coordinator. Che ha come compito di fare tutti i vari submissions, avviare i contatti con i festival, di stare in stretto rapporto con tutti i festival. Infatti spesso è il festival coordinator che poi diventa dopo il lancio del film sul mercato principale, diventa il festival coordinator che sta più in contatto con il produttore, con il regista per la vita dei festival del film sui festival e poi c'è un'altra persona chiave che è il marketing and material, marketing and delivery material. E poi voglio farvi vedere, adesso non lo trovavo, perché la lista delle cose che deve mandare il produttore è una lista lunghissima. Si racconta di roba assolutamente drammatica. Sì. Cioè, i produttori sono terrorizzati quando gli arrivano liste dai sales. Sì. E che sono contrattuali, quindi diventa una cosa... E perché poi chiedono i distributori locali di tutto questo materiale. Quindi, ma vedremo domani questa lista. E poi c'è spesso anche un sales assistant, ci sono persone ogni tanto che lavorano più su consultancy basis, che coprono vari territori. Noi abbiamo una persona che copre... America Latina e Spagna, Portogallo, per esempio, perché ha la base a Brasile, quindi è molto strategico. Io copro un po' Italia, ovviamente, ma anche i paesi scandinavi, quindi si cerca anche di dividere un po' i territori intorno alla società. Come si chiama questa figura di questa persona che è territorialmente presente, cioè per cui decidete che non è una figura specifica, ci si divide. Sì. Ok, perfetto. Mm-hmm. Poi vi faccio vedere. Poi ogni sales agent ha il suo modo di come dire, impostare il team con i vari titoli, ma poi alla fine sei un team, quindi lavorate insieme su. Ma questi direi, oltre sales acquisition, managing director, che ovviamente deve sottoscrivere tutte le cose, i contratti, quelle cose,
Due persone chiave sono proprio quelli, Festival Marketing Coordinator and Material Coordination, che spesso si dimentica. Non... noi, tra l'altro, come sales agent, questo dimenticavo di dire prima, facciamo, perché i sales agent spesso non sono solo sales agent, ma sono anche potenziali coproduttori, possono anche coprodurre i film. Com'è? Non sempre, ma coprodurre in generale, qual è, perché c'è il, qualcuno, perché si vuole coprodurre? No, per accedere ai finanziamenti pubblici di quel paese con cui vuoi coprodurre, quindi quel è il vantaggio, no? di coprodurre. E quindi non è nemmeno necessario sempre di mettere un MG, dipende tutto il pacchetto, ma come coproduttore si aiuta a finanziare la produzione. Ma noi facciamo fino a 10-12 titoli come sales agent all'anno e adesso abbiamo l'ambizione di coprodurre come coproduttore minoritario. Anche questo, avete parlato di coproduttore maggioritario, coproduttore minoritario, è la differenza, no? Come coproduttore minoritario fino a due film all'anno. E tra l'altro il nostro profilo è un po', perché spesso i vari sales agent, e questo è importante per voi come produttori, come di sapere a quale sales agent rivolgervi, e lì si deve sempre fare ricerca, chi è il più probabile. Quindi si va a vedere il profilo della società, quali titoli ce l'hanno nel catalogo, assomiglia il mio, o anzi potrebbe perfino entrare in conflitto con il mio film perché ce l'hanno un simile già, appena uscito. Bla bla. Quindi prima di contattare i sales agent è importantissimo di fare questa ricerca su il loro profilo. Alcuni sales agent sono integrated verticalmente anche, ce l'hanno una distribuzione locale già, c'è il grosso come Wild Bunch che fa tutto, è uno dei produttori più importanti francesi, è uno dei sales agent più importanti e distribuiscono anche sul livello locale o anche tramite loro partners locali. Ma il nostro profilo è quello che volevo farvi vedere, l'elenco dei nostri titoli. Adesso ce l'abbiamo una ventina di titoli, anche se la società in realtà è giovanissima, è nata meno di due anni, sì, meno di due anni fa, Berlinale 2013. Ho lanciato a Berlinale durante l'IFM 2013. Ma ce l'abbiamo siamo un po' dappertutto dal punto di vista tipologie di film. Fiction sì, quasi solo fiction. Adesso da poco l'abbiamo preso il nostro primo lungometraggio documentario, ma sempre il lungometraggio però. Ma siamo dal punto di vista tipologie film, nicchia, siamo un po' dappertutto, ce l'abbiamo tutto da una parte i più mainstream, quello market driven si dice in inglese, che corrono anche senza i festival. E quel titoli ci permette, come non so se avete sentito parlare di Fuck You Goethe, che adesso uscirà in Italia prossimo anno tramite Medusa. Sì, che è stato un successo strepitoso in Germania l'anno scorso, ma molto stile
No, il film è meglio di Salone, vuol dire. Comunque una commedia tedesca che in realtà sembra una contraddizione in termine, no? Ma l'abbiamo venduto dappertutto, è proprio diventato un caso. Ma un film come quello ci permette di che non va a nessun festival ovviamente, no, va a alcuni festival perché è diventata anche una curiosità come i festival che normalmente programmano rigorosamente art house, per curiosità ce l'hanno programmato anche questi alcuni festival, ma non ha bisogno i festival, questo doveva arrivare a quello. Ma invece un film come Fuck You Goethe ci permette di rimanere in contatto con i distributori locali più importanti nei vari paesi, no? Per esempio in Italia con Medusa, che non guarda nessun altro film che ce l'abbiamo in catalogo, ma... no, qualcosa forse sì. Mentre gli altri film di nicchia, di art house, ci permette di restare in contatto da una parte i vari festival del mondo, ma anche con i piccoli distributori. Quindi così ce l'abbiamo coperto un po' il mercato. Ma ovviamente ci piace tanto tutti i film con cui lavoriamo. È accesa? Ok. Nel caso di una coproduzione, come opera un sales angel? Ma a quel punto è un coproduttore, quindi produttore, che poi anche... l'ingresso è proprio quello di così ottenere anche i diritti come sales agent, il mandate, sales mandate, come si dice. Ma quando si coproduce, sei un produttore. Diventi ufficialmente un coproduttore del film. Mm-mm. Magari se al riguardo, se ci può essere un esempio, no? Anche di com'è un flusso di lavoro in un'agenzia di sales angel. Scusa, non ho capito. Sales, sì. Cioè, qual è l'iter di un progetto, no? Nel senso, c'è un contatto, tu hai un contatto, hai un'acquisizione, e poi che cosa c'è? Qual è il passo successivo? E da lì quali sono ancora gli altri passi? Tu vai al mercato, ti piace un film come Acquisition Man, torni e dici che questo film lo passi ad Andrea, quindi nel senso che sì, e cerchiamo di vedere i film insieme e poi facciamo un acquisition meeting anche tramite Skype, perché sto a Torino. Quindi, dove discutiamo quello. Può essere più o meno organizzato. Lì, adesso dobbiamo per forza creare un review process, si dice in inglese. Non so se c'è un termine. Un processo di revisione con tutti i progetti in via di sviluppo, dove stiamo in stretti rapporti con i produttori, con il potenziale sales agent o coproduttore. Questo è un elenco e poi ci mandano i vari link i produttori con i film finiti, perché come dicevo prima tanti film al momento del rough cut non ce l'hanno ancora un sales agent,
Quindi mandano il link, il Vimeo link con password e così. Quindi metà dei progetti, ovviamente le tempistiche per quelli di sviluppo sono molto lunghe, quindi, ma si sa già più o meno i film che sappiamo entrerà in produzione verso maggio. Possono diventare, si può già cominciare a pensare una festival, una strategia festival perché sappiamo che o dovrebbero avere un rough cut pronto verso ottobre, quindi siamo in tempo per Berlinale 2016. Ecco, appunto, quindi all'inizio c'erano i due, li chiamo così, per acquisitori che si parlano fra loro. Quindi lei e il signor, anche via Skype, vi siete parlati e avete deciso che quel film, quel progetto può andare bene. Sì, andrà bene, Poi. vuol dire dobbiamo trovare un accordo con il produttore, perché il produttore ovviamente non sta solo parlando con noi, sta parlando con varie sei sedie. O se abbiamo già un rapporto privilegiato con quel produttore, sappiamo che prima di andare dagli altri viene da noi per sentire cosa pensiamo. E se a noi piace il film, facciamo una proposta. E poi il produttore ovviamente deve accettare o no la nostra proposta, o si comincia a trattare su quella proposta. E trattate voi dell'acquisizione? Sì, e O lì c'è si un'altra tratta figura se poi? o un MG o no, perché certi film non quelli di nicchia, si sa già che sarà un film più per i festival che per i distributori, che è una proposta un pochino difficile, ma comunque ci piace tanto e vogliamo anche creare o iniziare un rapporto quindi lo vediamo più come un investimento per il futuro, per avviare un rapporto con sia il produttore che anche con il regista. Infatti abbiamo va vari film così. Adesso uno degli ultimi film è un film svizzero, Krieg, che è un film durissimo, ma bello, bellissimo. Ma proprio li sapevamo già dall'inizio che faremo fatica con questo film dal punto di vista vendite. Ma vogliamo iniziare un rapporto con quel super talento regista che sappiamo già farà grandi cose più avanti. Speriamo si aprirà un po' per un pubblico un pochino più vasto. Ma quindi è stato più un investimento che come dire, una speculazione commerciale, se si mette così. Quindi raggiunto poi quell'accordo, facciamo il caso che l'accordo con il produttore si è raggiunto. Qual è poi il passo successivo e quale figura della vostra società entra in campo con i vari festival e quello Sì, è che questo che voglio farvi vedere è. domani, Ah, quando ok. non siamo più sul. No, perché lì comincia un cammino molto interessante sulle strategie festival, strategie marketing, promozione. Adesso posso darvi un po' il panorama un po'. Sì, perché credo dopo pranzo faccio quel PowerPoint, subito dopo pranzo. Finiamo solo con la promozione anche dal punto di vista del produttore. Non so se avete sentito se sentito parlare no, non scrive più quello. PMD. Qualcuno mi sa dire. Un'abbreviazione di cosa? Producer of Marketing and Distribution. Quindi che alcuni cercano di lanciare come una nuova figura che deve stare sulla produzione con la sua voce sul budget. Producer of Marketing and Distribution.
proprio per dare peso a quel lavoro importantissimo di iniziare il produttore che attua delle strategie di distribuzione. Sì, perché vuol dire di creare una campagna promozionale è una cosa che si produce, proprio come si produce un film. Perché metti a parte un budget, devi mettere a parte un budget per la promozione. Sapete dirmi più o meno quali sarebbero le voci per un budget di marketing per un film lungometraggio? Di cosa deve pensare il produttore? Vuol dire, c'è il budget del film, ovviamente, ma dentro del budget devono stare le varie voci che riguarda solo la promozione del film. facciamo l'elenco. Ah no, questo. Budget promozione. Adesso sto parlando del budget del produttore. Della produzione del film, non il budget che poi fa anche il distributore. Ha detto stampa, hai detto, no? Ufficio stampa. Ufficio stampa. Altre voci? Trailer. La produzione di un trailer. Sito internet, social network. Sito internet. Sì, social media. Sì, locandina distribuzione. Sì, più che. Ma per arrivare alle locandine ci servono altre cose. Servono più che altro le foto è importantissimo. È di avere un bel set di foto. Non, backstage. Tutti i tipi di foto. Poi. No, perché noi vogliamo come sales agent e contrattualmente abbiamo bisogno di in media 30 foto di proprio. Adesso ovviamente con il digitale è sempre più facile di succhiare quelle foto, ma non è la stessa cosa. Ancora ci vuole il fotografo che fa solo i stills durante la. Bene. Queste voci non le possiamo mettere. No, nel senso che i budget diciamo più grandi c'è sempre, a meno magari una volta non quello che sta un po' è più facile che proprio quello che la scena c'è. Però quelli li puoi mettere. No, ogni tanto ce l'hai anche i cosiddetti special shoot. Quando devi costruire un ambiente in uno studio proprio con gli attori. Quindi. Special shoot. No, è non le scene, ma proprio costruite backstage o in studio a posto per la promozione. Se devo decidere cosa
Artwork, grafico, un grafico, questa è tra l'altro volevo farvi vedere, apro un piccolo parentesi, ma solo come un esempio come si può lavorare in modo più studiato sulla promozione di un film, anche nello sviluppo del film stesso. Parlavamo prima di i vari mercati, come avete già fatto un po' di pitching training, no? E come si presenta un progetto. Alcuni produttori hanno sviluppato questo concetto ancora di più con i vari gadgets che cerco a dire alle... A Torino Film Lab la settimana scorsa c'era il pitch di un progetto bellissimo, The Voice, si chiama, che era basato su un film basato sulla storia o il romanzo di Stanislav Lem, un science fiction il romanzo si chiama My Monstrous Voice, mi sa, in inglese. Non so come si chiama il titolo italiano. Parte da lì e poi hanno costruito una nuova storia intorno a con un giornalista ungherese, trentenne, che scopre che il suo padre, che l'aveva abbandonato quando aveva 8 anni, qualcosa, anni 70, è andato in Stati Uniti perché era un ricercatore di fama mondiale per cercare di interpretare avevano registrato un messaggio dallo spazio, no? Che pensavano fosse da un'altra specie ma non riuscivano a decodificare quel messaggio, quindi il padre aveva lasciato il figlio, è andato lì e poi non si è più fatto vivo, infatti avevano detto che è morto poco dopo per motivi misteriosi. Comunque la storia inizia oggi con la declassificazione di NASA di alcuni di questi documenti, e questo giornalista ungherese vede un'opportunità di andare in Stati Uniti e cercare la verità sul suo padre e poi anche capire meglio questo messaggio, se alla fine hanno riuscito a decodificarlo o no. Un science fiction con elementi di mockumentary. C'era un po' di tutto, perché poi viene fuori che il padre non è morto, ma vive ancora. Quindi è anche una storia padre-figlio abbastanza toccante. E loro mi hanno regalato questo. Che è un codice... codice binario. Che l'avevano regalato tanti, non solo a me, ma i vari sales agent e altri decision makers lì. E poi avevano prodotto questo materiale qui, ma proprio come di declassificazione, ma che racconta la storia. Adesso fatelo passare. No, è solo un codice binario, come si dice, binary code. Col cellulare penso che rimandi al loro sito internet. No, non è il codice. Non credo, no. Sarebbe il prossimo passo, perché ovviamente un progetto così si presta benissimo ai vari aspetti cross-mediali, ovviamente. Ci vedrà un sito molto sviluppato, vuol dire che hanno già costruito questo materiale lì. E tra l'altro organico, materiale recuperato, ecologico, quindi ancora più...
No, solo come un esempio come si può lavorare. È un po' delicato perché può anche essere un po' troppo ogni tanto, no? Cioè, quanto, ma è talmente ben fatto quella che mi ha stupito un po'. Ma il produttore è arabo? Eh? Ah sì! No, ungheresi, sono ungheresi. Sì, anche questo va ovviamente sul budget della produzione di gadgets. Quindi non è gratuito produrre queste cose, no? E questo va sul budget della produzione. No, 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 questo non hanno ancora le distribuzioni, è un progetto in via di sviluppo. Ma ad esempio questi gadget, questa presentazione studiata ha valore solo in quanto, come dire, per colpire il sales agent o anche per magari per far vedere le potenzialità che potrebbe avere poi nel mercato in futuro? Sì, no, ma vuol dire ovviamente in questa fase sono i distributori, i sales agent, che sono interlocutori con il produttore, ma è un'ottima base per costruire una campagna promozionale più avanti. Vuol dire, come sales agent vedo già metà del mio lavoro per promuovere un progetto così fatto. Quindi, che fa parte del budget sono i contratti che si fanno con gli attori protagonisti per portarli al festival per usarli per la promozione. Per portare chi? Gli attori protagonisti o il regista, le presenze di... Ai festival fa parte del budget di... No. No, il regista e i talents, anche gli attori... sono sempre invitati da parte del festival. Ah, se okay. Il film è in programma ufficiale, pagano sono i festival a pagare okay. Per il regista. Per il produttore no. Mm-hmm. Se il produttore vuole accompagnare il regista al festival, deve pagare lui o lei. Quindi i festival non si fregano del produttore. Il produttore è un personaggio secondario. Molto secondario, ma nemmeno. Vuol dire, non, loro vogliono il regista, le star, sì, per fare se ci sono le star. No, quindi viaggi ovviamente. Viaggi ai mercati. Mercati, festival. Questo cosa significa? IPK. Electronic Press Kit, è tutto il materiale per promuovere il film che va in un pacchetto digitale. È quello che si chiama, va abbreviato così, IPICO. Sì, no, ma quelli sono i principali. Poi c'è si potrebbe aggiungere anche i vari test screenings.
test screenings per, nella fase di montaggio per capire dove stanno andando. In certi casi invitano un pubblico selezionato per avere un feedback diretto e quelli organizzare questi test screenings costa, ovviamente. Bom, questo si potrebbe. Qui ovviamente ci sono costi di personale più che altro. Social media, che non costa niente ovviamente di aprire un account Facebook o per il film, ma costa in tempo stare dietro tutti questi. Sì, quindi. Sì. No, infatti qui si potrebbe anche aggiungere campagna crowdfunding, che in tanti casi diventano più costi che guadagni per il ma è più un investimento per la promozione del film, perché si crea una base, si crea una rete di contatti che poi possono rilevarsi importantissimo più avanti come cosiddetti super tifosi, no? Quindi spesso la campagna crowdfunding non paga nemmeno quella cifra che arriva alla fine, non paga nemmeno per tutto il lavoro che devi mettere per seguire bene una campagna crowdfunding. Ma è in ogni caso fatto bene, è un bel investimento, perché l'aspetto, l'elemento promozionale può rilevarsi decisivo più avanti. Scusa, ti posso fare una domanda? Potresti rispiegare cosa sono i test screening? Test screenings? Ma test screenings, allora parliamo di varie cose lì. Da una parte test screenings per capire, per avere un feedback dal pubblico sul film, proprio per capire la loro reazione. Sì, per costruire una campagna promozionale più efficace a base dei test screenings. Questo spesso si fa in collaborazione con il distributore, ma anche nella fase di montaggio, se c'è qualcosa da cambiare o di qualcosa che non è chiaro, perché dopo 3 mesi nella stanza di montaggio sia il produttore che il regista spesso sono troppo dentro i film che non riescono più a quindi hanno bisogno di Chi si fa vedere? Cioè il test screening con chi è? Ma dipende. Spesso fai anche i test screenings per la tua famiglia e non costa niente. E loro sono, spesso dipende ovviamente, ma sono molto diretti, no? Non, quindi se a loro non piace lo dicono. Che no, vabbè. Ma se vuoi fare una cosa più studiata, se vuoi riempire una cinema anche con il target previsto. Quindi fai una selezione a base del target, perché poi dobbiamo anche parlare di target, queste cose importanti, ma dopo pranzo ma in pratica andrò giù pesantemente sui target. Le prove che fanno i broadcaster per i progetti pilota, per le puntate pilota delle serie TV, no? Che chiamano un tot di pubblico, lo fanno visionare, se va bene allora andrà in onda. Se no, sì. Ma anche questo, quando si fa un test screening per avere feedback sul montaggio, ma poi si può anche fare, il produttore può organizzare i screenings ai mercati, perché non ha ancora un sales agent, non ha ancora un distributore, quindi invita i vari distributori, i vari sales agent a quel screening. Ma è un costo al peso del produttore, ovviamente. Se vuoi, possiamo vedere. Quando finisce.
Ah sì, è già, sì, facciamo così, perché sono andato un po' a ruota libera questa mattina. Questo pomeriggio cerco di essere un pochino più strutturato e domani ancora più strutturato. Quindi mi serviva questa mattina per trovare il mio...